Salute. Buonasera. La drammatica storia alla quale state per assistere ha un solo vero protagonista. Quello. Sì, il castello, ma non così. Il castello restituito al suo primitivo splendore. Ho detto restituito al suo primitivo splendore. Oh. Passo ora a presentarvi gli altri interpreti della agghiacciante vicenda. Il commendator Marletti è un industriale. Appartiene a quella categoria che si può facilmente identificare attraverso una frase lapidaria. Perché io mi sono fatto da sé. Già, e a sentir lui è soddisfatto del suo operato perché... Il mio motto, il mio credo è serietà, serietà, serietà. Oh, non vi lasciate ingannare dalle apparenze un po' frivole. Il commendator Marletti è realmente un uomo serio, è regolarmente coniugato e sua moglie lì, vedete, in quel portaritratti. Una signora un po' impulsiva e distratta. Toh? E quelle svergognate seminute cosa ci fanno qua? È il tuo ufficio o la tua garçonnière? Ma il mio ufficio, cara. E loro presentano il nostro ultimo articolo, la Gepier Marletti. Ma non ti ricordi? La Gepier Marletti rende belli tutti i petti. Ma tu non ti occupi di sopratacchi di gomma? Ma non ci sono più da 3 anni. Non ti ricordi che mi andò male? Allora ti interessa di laminati di ferro? Ma roba di 6 anni fa, Tatiana cara, cerca di ricordare. Noi produciamo biancheria intima per signora. Scusami, caro. La famiglia Marletti comprende anche 2 figlie, Rosalina e Maddalena. Sono già 2 ragazze da marito, anche se agli occhi di un genitore affettuoso, i figli non crescono mai. È proprio a causa di Rosalina, la figlia più grande, che ora il commendatore è irritato. Signorina, faccia passare quel signore che è in anticamera, quel Roberto De Luca. Subito, commendatore. Buongiorno, commendatore. Vieni avanti. Quando ti ho elevato al ruolo di figurinista, credevo avessi delle doti. Silenzio! Me li chiami dei modelli, questi? Eh? Questi dovrebbero far parte della collezione che vorrei mostrare al commendator Frioppi al castello? È bella figura ci farei. Toh, guarda qua. Questo non mi piace, via. Questo è di cattivo gusto, è macabro. Ma è ispirato a un modello francese. Sì, anche la ghigliottina è francese ed è macabro. Ah, poi l'ultimo proprio non mi va con questi 2 fiocchetti. Via. Poi c'è un'altra cosa che non mi piace, che tu faccia la corte a mia figlia. Io... Non c'è ma che tenga, so tutto. E non te lo dico perché eri operaio, io sono di idee progressiste, lo sono sempre stato, anche a quei tempi, lo sanno tutti. Sono stato operaio anch'io, mi sono fatto da sé. Però non sono né un rimbambito, né un pallone gonfiato, capisci adesso? Veramente, commendatore, io non capisco. Ah, non capisci? Conosci questo? Sì, è un registratore. Ecco, benissimo, un registratore. E adesso sentirai una telefonata che tu hai fatto a mia figlia dalla mia fabbrica. Ecco. No, non ci possiamo vedere. Mio padre ha saputo qualcosa e mi fa sorvegliare. Sì, tuo padre, eh? Sto rimbambito, sto pallone gonfiato. Ti vuole buttare nelle braccia di quel cretino del figlio di Frioppi perché gli sta a cuore la società con il padre. Basta così. Quella è la porta, sei licenziato. E non parti mai più a vedere. Via! Ma questo non è l'unico cruccio del nostro commendator Marletti. L'altro, il maggiore, è salvare la sua situazione facendo una società con Frioppi. Già, ma chi è questo commendator Frioppi? Anche lui si è fatto da sé, solo che si è fatto meglio. Trasmigrato al nord da Roma, vi fece fortuna e oggi possiede una catena di grandi magazzini. Egli rappresenta in sostanza per Marletti ciò che un porto rappresenta per i paesi dell'entroterra, lo sfogo. Frioppi ha una sua debolezza, anzi una sua nostalgia, e ce n'è una prova in quel cassetto. Vedete? Già, era uno di quelli che volavano sulle baionette. Beh, altri tempi, altro fisico. Allora scoppiava di salute.
pieno di acciacchi e si deve curare. Essendo vedovo è costretto a ricorrere all'infermiere. Ne è assunta una nuova giorni fa. Nazionalista com'è quando ha saputo il suo nome? Italia! Italia! Le pillole. Eccole. Fai presto, per piacere. Dai. Ecco qui, commendatore. Vado a prendere l'acqua. Aspetto, sì, aspetto che prendo l'acqua. La mando giù a secco. Se non mi strozzo. Il cuore perde i colpi. Ma non dica così, commendatore. Ho paura pure a tossire. Sai, ho la sensazione che fa ta-ta-ta-ta e poi si ferma, capisci? Senti, scusa. Senti, no, tira di più su. Ecco, così, ta-ta. Ma veramente va come il mio? Ma come il tuo? Sì. Permetti, scusa. Prego. Sente? Non tanto, perché è un po' lontanuccio. Scusa un momento, voltati un po'. Ecco, adesso si sente bene. Il tuo è regolare, il tuo va bene. Meglio che te ne vai. Va bene il suo. Marletti teme la crisi economica, Frioppi quella cardiaca. Ah, Frioppi ha anche un figlio. Nato ai bei tempi dell'asse, lo iscrisse all'anagrafe con i nomi di Benito, Adolfo, Maria. Dopo il cambiamento di regime ha continuato a chiamarlo Benito, un po' per sprezzo del pericolo e un po' perché, scartato Benito e Adolfo, non poteva mica chiamarlo Maria. Ecco i tempi che corrono. Ah, eccolo. Buongiorno, papà. Stai poco bene, papà? Sì, ma non è niente, non ti illudere. Dunque, sabato andiamo dai Marletti. Quel maledetto ha comprato uno di quei castelli che sarebbe piaciuto a me e ci ha invitati, naturalmente, sai, con la speranza di fondare quella famosa società che, ti dirò, in fondo a me non dispiacerebbe, perché è un filibustiere, ma in gamba. Poi, sai, io purtroppo, da un momento all'altro, chi rimane qui a guardare gli interessi della baracca? Io, papà! Tu? Tu hai appena il tempo di cercare le camicie nuove e giocare con le automobiline vecchie. Antiche, papà, e non faccio niente di male. Sì, neanche bene. Quando uno non fa bene è come se facesse male. Vedi, tu sei uno di quelli, come si diceva una volta, che stanno alla finestra. Tu stai affacciato alla finestra. Anzi, stai affacciato al colletto, tu. Perché? Non mi sta bene, papà. Fa schifo. E pensa quando ti vedrà Rosalina. Ci sarà anche Rosalina. Vedi, l'unica volta che ti brillano quegli occhi di triglia al cartoccio è quando parli di quella ragazza. E sposa, almeno speriamo che ti faccia, non dico un uomo, ma un ominide. Oh, cielo, cielo. E pensare che quella poveraccia benedetta anima di tua madre ha sofferto le pene dell'inferno per rimandare di un giorno la tua nascita. Ha stretto i denti, tutto, per farti nascere il giorno dopo. Che era il 28 ottobre. Vai, vai. Vai! Sì, papà. Decisamente Frioppi non è entusiasta di suo figlio. Ma lasciamolo alle sue pene e passiamo al vero protagonista di questa allucinante storia. Dicevo, il protagonista vero, lui, il castello, il mio castello. Grazie. Questo è Giuseppe, il maggiordomo del quale vi ho parlato. La mia famiglia. E tu ci hai tenuto nascosto tutto questo? Volevo leggere sui vostri volti la reazione che avrà Frioppi quando arriverà qui. È molto importante per me. Scilla, l'uomo di fatica. E Cariddi, il giardiniere. Ah, bei nomi, i nomi dell'uomo. Hanno l'aria molto intelligente. Su, il bagaglio dei signori, presto. Giuseppe... Sono della tua stessa agenzia? Identica, signore, la stessa agenzia. Entrate, prego. Prego. Entra, caro, vai. Ma è meraviglioso. Tutto arredato dall'architetto, ma dietro le mie istruzioni, ben inteso. È stupendo. Ed è nostro, papà, proprio comperato. Sì. Spero che il mio amico Frioppi trovi la pace che gli occorre per la sua salute. Ah, Rosalina... Viene anche Benito Adolfo, lo sai, eh? Ah, che gioia. Vero, Maddalena? Ambrogio? Ma di che epoca è? Credo del tempo dei guerrieri. Vero, Giovanni? Giuseppe, signore.
Appunto, Giuseppe. Suppongo che i signori vorranno essere accompagnati alle loro stanze per cambiarsi per il pranzo. Giusto. E dopo il pranzo, se i signori lo desiderano, servirò loro il caffè in biblioteca. Giusto. Papà. Sì. Noi, Maddalena ed io, dopo mangiato, andremo subito a letto. Vero? Sì, sì, a letto. Così presto, ma ci pranziamo alle 8. Sì, ma ne stavamo parlando lungo la strada, che siamo un pochino stanchi. Abbiamo viaggiato. Oh, che gioventù. Vabbè, fate come volete. Giuseppe, allora vuol dire che il caffè lo prenderemo mia moglie ed io in biblioteca? E altrimenti che cosa servirebbero le biblioteche dei castelli? Prego, per di qua. Ma non ride mai questo qua. E i libri? Eh? Hai pensato tu anche a questi? E come no? Uno per uno. 2 metri di blu, 1,5 metri di rosso e 4 metri di misti. Potevi prenderne almeno 20 centimetri di rosa. Lo sai che il rosa mi dona. Oh, per Diana, Giuseppe, mi ero dimenticato una cosa molto importante. Hai ricevuto dei grossi pacchi? Insomma, della roba? Con un camion, signore. Ah, benissimo. Allora domattina dai tuoi uomini farai montare tutto lì nel parco. Ma di che cosa si tratta? No, è una sorpresa che voglio fare a Frioppi. Una cosa che per lui è una specie di reliquia. Ah, Giuseppe, mi raccomando, quando il commendatore sarà qui, pace, tranquillità, idillio. Insomma, pensa tu. Non dubiti, signore. Grazie. Oh, è il clou della festa. Cos'è? Il succo della festa. Glielo offriamo domani con la sfilata dei modelli giù nel parco. Le indossatrici arriveranno domani mattina. Ho già fatto adattare un dormitorio sotto. E adesso, cara Tatiana, facciamoci una cultura. Cosa, caro? Ma impariamo qualche cosa di questo benedetto castello. Non vorremmo mica rimanere lì come mamma Lucchi se il Frioppi ci farà qualche domanda. Ah, vieni, certo, vieni. Certo. È tutto qui dentro, la storia completa del castello. Ecco qua. Capitolo primo. Il castello di Roccanera fu edificato dai baroni di Rubacavallo. La storia della nobile casata è in verità molto breve, va esattamente dal 1599 al 1600, dato che in quest'anno il barone Giocondo morì senza lasciare eredi per un colpo di candeliere in testa vibratogli dalla moglie, la bellissima baronessa Olimpia, che lo sorprese con una vassalla. Il povero barone stramazzò gridando: Olimpia, non hai cuore! Caro, hai fatto una voce d'oltretomba. Sembravi così ben immedesimato nella parte di quel barone. La voce? L'hai sentita anche tu, eh? Ma io ho detto... Olimpia, non hai cuore! Come sei bravo, mi fai venire i brividi. Olimpia, non hai cuore. Ambrogio, non così. Tatiana, io l'ho visto lì. Oddio, ti senti male? No. Ma che hai? Niente. Come si chiama quello? Chi? Il maggiordomo. Giuseppe! Maggiordomo! La voce, Tatiana, la voce. Quale voce? Capisci, il fantasma, lì. La signora è chiamata. Mio marito non si sente bene, mi aiuti. Signore, che cosa? Ho visto un affare terribile, un fantasma, là. Ah! Ma lo vedi, caro, hai i nervi scossi, tu lavori troppo e poi quella storia lì ti ha eccitato. Ma l'ho visto, ti dico. Se posso esprimere la mia opinione, signori, i fantasmi non esistono. Sono frutto di una fantasia popolare. Se esistessero veramente io non resterei qui un minuto di più. Si può morire di cuore, signore. Il cuore. Frioppi, quello solo sentire parlare di una cosa simile crepa. E allora addio, società. No, non è vero. Non è vero affatto. È stata un'allucinazione, sicuro. E nessuno deve sapere niente, capito? Nessuno. Certo, caro, ma adesso andiamo a riposare. Sì, andiamo. Buonanotte, signori. Che cosa aspettano papà e mamma ad andare a letto? Accidenti. Sei proprio decisa a scendere? E cos'altro potrei fare? Stai attenta a non farti pescare. Zitta. Mi pare siano già entrati in camera. Era ora. Aspetta ancora un po', non fare sciocchezze.
No, questi bisogna nasconderli, Tatiana. Bisogna farli sparire prima che arrivi Frioppi. Sono i libri contabili dell'azienda, quelli veri. E se Frioppi li vede, la nostra società ce la possiamo scordare. Sai che faccio? Io li nascondo qui sotto. Ecco, così. Eh? Senti, stasera tu sei sovraeccitato. Su, va a rinfrescarti per primo e poi ti metterai subito a riposare. Sì. Ma quante porte in questa camera? Ma aspetto sempre di vedere entrare qualcuno. Ma in origine non era una camera da letto. Le camere da letto in genere sono al piano superiore. Ma sono stato io che ho detto all'architetto di farla lì perché è più tranquilla, più allegra. La porta finestra dà sul parco. È magnifico! Solo quella camera mi costa 2 milioni. Come dici, caro? Non ti sento. Mi è costata 2 milioni. Due che? 2 milioni! Beh, adesso urli troppo. Che succede, Rosalina, papà? Io che cos'è? Posso levarlo. Rosalina, chiamo Giuseppe. No, Giuseppe no, non deve saperlo. Nessuno deve sapere niente. Che cosa non si deve sapere, papà? Niente, cara. Stasera tuo padre vede i fantasmi. Ti ricordi la povera zia Guglielmina che vedeva Carlo Magno? Ma che Carlo Magno, un coraccio, era un fantasma, l'ho visto, era qui. Aveva un lenzuolo, mi ci sono anche asciugato. Beh, che male c'è? È ribagnato? Ma Tatiana, ma non capisci che mi preoccupo per Frioppi, che se vede quel fantasma gli prendo un insulto e mi crepa qui. Quel fantasma significa la fame per me e per tutta la famiglia. No, devo telefonare a Frioppi perché domani non venga qui. Domattina, quando ti sarai riposato, vedrai tutto più chiaro. Adesso hai soltanto bisogno di dormire. Sì, va bene, ma silenzio, che nessuno sappia niente, che nessuno sappia niente, mi raccomando. Ma è possibile che ogni volta si debba ripetere questa scena dopo un anno che faccio il fantasma? Ma sei cretino! Io che ci posso fare? Se combinato così mi mette paura. Vedi, mi viene da gridare anche se ci penso. Ah! Il fantasma! E non fare l'idiota! Piuttosto il capo ti ha fatto sapere niente. Ti sei messo in contatto? No! Finalmente vi siete decisi. Che aspettavate a mettervi in contatto con me? Silenzio! Pezzi di cretini. A chi è venuto in mente di stampare biglietti da 11.000 lire? A noi! Imbecilli, e perché da 11.000? Perché tra carte, inchiostro e stampa ci costa a noi 10.200. Abbiamo diritto di guadagnare 800 lire? Idioti! Distruggete le missioni, un giorno o l'altro ci troveremo faccia a faccia e vi farò a pezzi. A pezzi? E adesso prendete un biglietto uguale a quelli che avete stampato contro i miei ordini. Su, prendetelo! Guardate la scritta in basso. La legge punisce i frappicatori e gli spacciatori. Chi ha scritto frappicatori? Chi ha corretto il cliché? Frappicatori. Imbecilli analfabeti. Non dovete prendere iniziative. Quanti ne avete stampati con quell'errore? Pochini. Bruciate tutta l'emissione. Cariddi che fa il fantasma, intensifichi le sue uscite. Si prevedono altre visite. Bisogna far scappare dal castello questi seccatori come abbiamo fatto con tutti gli altri. Capito? E state in guardia! Cretino, scimonita e mammalucco. Facciamo un biglietto da 10 e me la va conto nostro. No! E chi è che ha corretto il cliché? Frabbicatore, si scrive voce del verbo frabbicare con 2 B. Ignorante, con una B si scrive. Io sono ancora qua. Toh, delle orme, vediamo dove portano. Io ti voglio bene, lo sai. Una voce maschile? Il mistero si fa sempre più fitto. Io non posso permettere che tuo padre ti lasci corteggiare da quel cretino del figlio di Frioppi, capisci? Tu non sei in grado di permettere e non permettere. Sei stato un pazzo a voler venire qua. E adesso che facciamo? Mettici per di più che questa sera mio padre è di pessimo umore. Ha degli incubi. Vede i fantasmi. Sì, i fantasmi. Ma sì, figurati. Beh, Rosalina, allora
Allora io potrei essere un fantasma. Tu per fortuna sei di carne ed ossa, mi piaci così. Ma no, vedi, io resto vicino a te. E se mi vedono faccio il fantasma. Vedrai, vedrai che bel fantasma sarò. Un altro fantasma. No, qui si esagera. Sono già due. Beh, sento che è venuto il momento di presentarmi a voi nelle mie vere sembianze. E voilà, eccomi. Permettete? Giocondo Rubacavallo, barone di Roccanera. La storia letta dal Marletti era esatta. Unica inesattezza del testo è quella riferita alle sembianze della mia consorte, galantemente definita la bellissima baronessa Olimpia. In realtà la baronessa mia moglie somigliava ad una mucca della quale aveva anche tutto il brio. Giocondo! Chiedo perdono, Olimpia, e mi correggo. La baronessa era una donna deliziosa. Esattamente dal 1600 io sono ciò che alcuni chiamano ectoplasma, altri fantasma, altrimenti identificato nelle zone depresse con il numero 47, morto che parla e giocato all'otto per fini venali. Cesserò di essere fantasma il giorno in cui compirò una buona azione. Quel giorno andrò a prendere il mio posto vicino a mia moglie. Di qui la necessità di guardarmi bene dal compiere una buona azione. Vogliate accettare i miei saluti? Mi ritiro. Prevedo che domani sarà una giornata molto movimentata. Porco mondo, non sono più io se non riesco a risolvere questo problema. Il mio agente dice che tu hai avuto questo biglietto un paio di giorni fa, è vero? Sì, ispettore. Non lo ricordi chi te l'ha dato? Sì che me lo ricordo, almeno credo. Era un meridionale. Sai, io sono nuovo da qui e non conosco nessuno, capisci? Capisco. È già il terzo nella zona. Se non fosse per questo errore d'ortografia, non se ne accorgerebbe nemmeno il cassiere della Banca d'Italia. Chi li fa è un artista. Ah, scusi, ispettore, un cliente. Artista, ma ignorante come una scarpa, che Dio lo benedica. Frabbicatori. Giorno. Andiamo bene per il castello Marletti? Il castello Marletti? Sì, insomma, il castello di Roccanera. Ah, sì, Roccanera. Sempre dritto. Grazie assai. Buon viaggio, signore. Grazie. Sono riuscito a bloccarlo per telefono, già era partito, che iella. Ma di che ti preoccupi? Ma non capisci che devo tenerlo il più lontano possibile dai fantasmi? Mm. Già, tu non ci credi. Ah, Giuseppe, vieni qua. Tutto è pronto? Sì, signore. Sono pronti per il servizio d'onore? Come lei ha ordinato, signore. Va. Vai. Eccoli, sono già qua. Riconosco il rumore delle automobili preferite da quel deficiente del figlio. Se io avessi un figlio così, lo strozzerei. Ma perché? Benito Adolfo! Caro ragazzo, ben arrivato. Come stai? Molto bene, commendatore. Il papà sta arrivando. Che bel ragazzo. Guarda che sguardo, eh? Lo dicevo anche poco fa a mia moglie. E Rosalina ha chiesto di te. E dai che domandava. Ma quando viene questo Benito Adolfo? Eccolo qua, brigante. Va a mettere la macchina in garage. Sì, commendatore. Giuseppe, senti. Giuseppe, va a dire alla signorina Rosalina che è arrivato il signorino Benito Adolfo. Va. Ai, ma sei di ferro. Mi fai male. Stamattina mi hai ficcato qua dentro e chi si è visto si è visto. Oh, non sono mica venuto per fare la bella statuina io. Ho fame. Oh, Roberto, per tutta la notte papà è stato in allarme. Non potevo portarti via. Adesso cerca di resistere. Fai il buono e a mezzanotte io ritorno e ti farò uscire da qui dentro. Tua sorella è d'accordo? Sta tranquillo, ti farò salire. Ah, brava. Attenti, scimi! Che strana famiglia. Giuseppe, stavate cercando me? Sì, signorina. Il signor commendatore le fa sapere che il signorino Benito Adolfo è arrivato. Grazie. Ciao, ora devo andare.
Attenti, tu e quel cretinetti di Friopi Junior. Io sorveglierò. E muoviti se ce la fai. Maddalena, hai salutato Benito Adolfo? Sì, papà, gli ho fatto vedere dove l'ho autorimessa. Brava figliola. Rosalina, andiamo, ma dove ti eri cacciata? Guarda, c'è Benito Adolfo, guardalo lì. Che simpatico. Eppure, quando è senza tuta, mi sembra più alto. Che passo che ha. Eccolo qui. Rosalina, ecco Benito Adolfo. Lo vedi? Beh, io vado incontro a tuo padre. A più tardi. Ciao Rosalina, come stai? Bene, grazie, e tu? Bene, grazie, e tu? Come un momento fa. Come sei laconica con me. Anche Maddalena ho visto, sta bene. Anche la mamma e papà e il cuoco e il maggiordomo stanno tutti proprio bene. Ho piacere. Rosalina! Caro Friopi, che piacere averla qui con noi. Il piacere è tutto mio. Salve, signora. Permettete che vi presenti la mia nuova infermiera? Il mio angelo custode. E sapete come si chiama? No. Italia. Così coloro che la pensano come me hanno l'Italia presente, non so se mi spiego, vero? Accuso il colpo. Bene, io credo che qui farò a meno dell'Italia. Intendiamoci, di questa piccola Italia che mi porto dietro. C'è una pace, un'aria. È proprio una meraviglia, sembra incantato. È veramente bello. Averlo saputo che c'era un affaretto così, me lo sarei comprato volentieri. Ma lei che ci fa? È sprecato per lei, lo venda a me. Se l'ho appena comprato. Va bene, ma dico... Però non è escluso che possa diventare un bene comune, se si avvera un certo progetto di una certa società. Signora, lei ha sposato l'uomo più dritto d'Europa. Ma che d'Europa, del mondo, glielo dico io. Me lo dicono tutti, eh. Allora vogliamo guardare questa meraviglia? Oh, un momento, commendatore, un momento solo, caro Friopi. Venga, venga ad ammirare quest'opera dell'ingegno umano. Guardi. Ma io ancora non vedo niente. Cos'è sta roba? Giochi d'acqua? Beh, andiamo a vedere ciò che stai. No, che devo farle vedere qualcosa di più importante. Ah, beh, lo credo. Scusi, lei mi fa vedere quattro schizzetti. Dico. Ogni castellano che si rispetti prepara sempre un dono per il suo ospite d'onore. Un quadro d'autore, un oggetto d'arte, un cimelio. Ma dico, sarebbe questo il cimelio? No, un po' di pazienza. Allora, scusi, andiamo a vedere. No, mi permetta, caro Friopi, venga di qua. Ma dove vuole? Mi segua, le faccio vedere una cosa che le farà molto piacere. Ma non sarebbe... No, di qua, prego, prego. Adesso, caro Friopi, chiuda gli occhi. Li ha chiusi? No, mi faccia vedere. E non li riapra fin quando non glielo dico io, altrimenti perderà la gioia della sorpresa. E adesso si fermi. Apre gli occhi. Stiamo facendo i ragazzini, eh? Guardi. La tenda di Orbetello. Esatto. Italia. Vuoi dai, dammi le pillole. Si chiama? Però, sono scherzi. Due, ce ne vogliono due. Ma è proprio quella mia questa. Sì. Sì, la famosa tenda nella quale il valoroso comandante della colonna Friopi dormì durante l'ultima tappa della storica marcia. Dormì? Ma chi poté dormire durante quella notte? Eravamo in cinque, uno più grosso dell'altro. Poi un temporale, certi doni, una paura. Ma come l'ha avuta? Dove l'ha comprata? Un segreto. Mi dica soltanto se gradisce il dono. E come posso non gradire un dono così? Anche perché mi viene da uno che stava dalla parte di là. Sebbene io non dimentichi lo scherzo che lei mi ha fatto a Gallarate. Ma è una fissazione. E mi racconta sempre questa storia. Meglio quella volta mi soffiai il naso. Signora... Lei immagini questa scena. La piazza piena di folla, il palco, io sopra, in orbace. Un discorso
A un certo momento mi sento un'intronata da sotto il palco. Era lui, in prima fila. Sì, sì, ero io. Sì, ero io che mi soffiavo il naso. Era lei che si soffiava il naso. Perché forse con il passato regime era proibito anche soffiarsi il naso. No, non è che fosse proibito, ma la soffiata del naso ha un'altra sgranatura, capito? Sì, ma io ho avuto la sinusite, signor Frioppi. Guardi, io adesso ripeto il gesto, eh. Attenzione, Barletti, no, eh. Che quando io mi soffio il naso si convincerà. Certo che lei ha una sinusite molto strana. Vorrei farglielo fare con la bocca chiusa, ma guardi, preferisco rimanere nel dubbio. Non ne parliamo più. Anche perché lei mi ha fatto questo regalo che mi dimostra che forse non sta più dalla parte di là. Forse dopo tanti anni capisce che in fondo, perché insomma, che volevamo noi? Eh? E che vogliono questi? E vede, quando poi uno dopo dice, ma boh. Aspetti che non è tutto, non è tutto, signor Frioppi. Attenzione, eh? Cosa c'è? Fuori la guardia! Cos'è questa buffonata? Ma non so, veramente. Ma come diavolo vi siete conciati? Avevo dato ordine di trovare due divise da moschettieri. E noi Balilla moschettieri. Siamo. Moschettieri, non Balilla! Beh, vogliamo fare i sofistici. Balilla o non Balilla, sempre moschettieri siamo. E mi ha fatto venire qui per sentire questi discorsi, no. Lei? Via, via, dietro, fronte, avanti, via! Marletti, senta, non vorrei che si ripetesse lo scherzo di Gallarate. In un'altra epoca questo le sarebbe costato caro e glielo dico io. Commendatore, le chiedo umilmente scusa. Io non credevo, volevo farle una gradita sorpresa. Credevo che lei fosse una persona seria, tanto più che parlava di società. Sì, sì, appunto. Ha capito? E non vuole vedere la tenda. Lasci stare con questa tenda. Adesso in questo momento sono troppo nervoso. Ma come, non vuole vedere la tenda? Lasci stare, ho detto. Sono cose troppo serie queste. Ma commendatore, senta, ascolti. Ma commendatore, senta, commendatore, la prego, aspetti un momento, non si inquieti, si calmi, commendatore, la prego, stia attento per quel personale, non corra. Maddalena, io devo dare un'occhiata, intrattieni Benito Adolfo. Uffa. Oh, sii gentile, ti prego. E va bene. Bisogna avvertire il capo di tutti questi arrivi e partenza. E voi, pezzi di cretini, buffoni, Balilla moschettieri, pa! Ma quello è il capo, sa tutto. Silenzio! Ho saputo che c'è molto traffico al castello. Preparatevi a un'incursione diurna. Bisogna terrorizzare questa gente, mandarla fuori dai piedi. Chiudo! Incursione di diurna? Ma che significa di diurna? Diurna, diurna, lasciami pensare. Io conobbi un albergo che era diurno, però invece dei letti ci trovai... Idioti! Diurno significa di giorno. Sì, adesso, muovetevi! Richiudo! Diurno, di giorno, signor sì. Quello il capo sa tutto. Vede tutto. Sente tutto. Come fa? Come fa, dico io, a vederci se noi non lo vediamo mai? Come fa? Mamma mia, il fantasma! I fascisti! Deve convenire che allora tanti infarti non c'erano. Tutti quelli che si verificano oggi sono soltanto una conseguenza della democrazia, glielo dico io, caro Marletti. Oh, ma qui è una meraviglia, eh? È tutta roba da torneo, autentica. Ma veramente è una cosa interessante. Ah, sì. Spadoni. Ah, questi sarebbero i mezzi corazzati di una volta, mi pare, vero? Che armatura. Ma guardi che lavoro. Io mi sono sempre domandato, ma se a quell'epoca qualcuno rodeva qualcosa, come se la grattava? Ma come facevano? Buona questa. E questo? Una mazza. Guardi, le dirò un'altra cosa. Se uno deve considerare quello che può accadere oggi in una guerra moderna, una mazzata di queste sulla fronte diventa una cosa romantica. In fondo era molto semplice, bastava fare così. No! Perché no? Perché no? No, sono io che domando perché no a lei. A me? Sì. Dunque, perché no? Io ho detto no. Senta, Marletti, guardi, a me le cose piacciono chiare. È una questione di principio, intendiamoci. Dunque, riepiloghiamo.
Io stavo per dare una mazzata. Ho fatto per il gesto di dare una mazzata all'armatura. Sì. E lei ha detto no. No. Lo vede? Ma no, che non ho detto no. Eh sì. Eh no, ho detto no al suo sì. E io ho detto sì al suo no. Per aver doppio senso. Ma che stiamo raccontando le barzellette? Senta, questa è la seconda della pernacchia di Gallarate. Lo dico io. Sì, sì, ho detto no per lei, per la sua salute, sa, perché gli ma quale sforzi. Salute? Venga, commendatore, venga a vedere. Guardi, l'altra Marletti, parte del castello. Parliamoci chiari. Sono delle cose meravigliose. Si accomodi. Oh, fammi uscire di qui, non ne posso più. Zitto, non fare l'imprudente. Ma io ho fame, ho sete, ho sonno e poi mi prude il naso. Ma vuoi stare buono? Oh. Abbi pazienza e dopo ti dirò quello che faremo. E va bene. La storia comincia dal 1599. Olimpio, non hai cuore! Dico, Marletti, ma lei è matto, cosa le prende? Ah già, lei non sa niente, la storia del castello è la frase che ha pronunciato il barone. Ma a prescindere dal fatto che non mi frega molto della frase che ha pronunciato il barone, dico, ma c'è bisogno di urlare tanto? Ma no, il barone l'ha pronunciata con questo tono. Ma va bene, ma comunque ammesso che a quell'epoca ci fossero già gli urlatori, non c'è bisogno che lei ne faccia l'imitazione. Sì. A parte il fatto che gli urlatori li odio... Sì. Come il prodotto più deleterio della democrazia? Sì, ha ragione. C'è anche il pericolo, dico, che venga No, 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 ha ragione. Venga, commendatore, devo farle vedere una raccolta venga, di vasi venga, giapponesi. Venga, Marletti, non gliela faccio più, sì. Di qua? No, di qua, questa è la sala d'armi, qui ci siamo già stati. I vasi giapponesi non stanno qui, no? Stanno nella piccola saletta. Ma che fa con questa mano davanti? Già, mi sembra un pazzo. Così di là potremo ammirare anche il panorama. Facciamoci un po', caro Friopi. Ma questo barone giocondo chi era? Ah, chiacchiere, chiacchiere, sciocchezze. Guardi, ci ricrei piuttosto lo spirito con questo meraviglioso panorama. Ecco, tutto verde, fitti alberi intorno. È una gioia per gli occhi. Là, con un po' di buona volontà, si vede la Madunina. Là. Bello, eh? Io non so se è regolato male questo binocolo, ma non vedo niente. Caro Friopi, la Madonnina si vede col cuore, non con gli occhi. Ah, il mio cuore sa, è un po' massacrato, ma oddio. Io sono milanese adottivo, dico, capito? Che cos'è? Ma niente, il ponte levatoio. Ah, non l'ho visto venendo su. Dov'è? Appunto, l'hanno levato. Olimpio! Ah, l'hanno levato! Oddio. Che? Scusi, commendatore, ma una mia vecchia lombagine. Vabbè, ma Marletti, dico, ci stia attento, lei mi fa prendere un insulto. No, ma mi prende certe fitte così. Sembrava un maiale, mi scusi, mentre lo sgocciavano. Io non so. Il dolore si sopporta in silenzio. Non so come farò a mettermi in viaggio. Come viaggio? Sì, sono stato chiamato d'urgenza ad Amburgo, devo partire domani mattina. Oh, che distratto, mi dimenticavo il nostro affare. Lasci stare l'affare, dico, se ne parlerà quando torna, non è il caso di... No, non è possibile, io posso stare fuori anche dei mesi, sa cosa le dico? È meglio che andiamo subito a parlare col notaio, così ognuno va a casa propria. No, guardi, Marletti, io sono venuto qui per stare tranquillo, dico, soccorre il notaio, lo chiamiamo, gli peghiamo il disturbo e buonanotte. Ah, sì, esatto, esattissimo. Andiamo in cantina ad assaggiare il nostro vinello. Ma come lei mi ha fatto fare 2000 scalini per portarmi su? C'avevo il cuore in gola, poi mi affaccio, il ponte non c'è. Adesso dice andiamo in cantina, lei mi vuol far morire per le scale di questo castello, scusi che non... No, scendiamo per la strada più breve. Il fatto è che sua sorella mi mette terribilmente in imbarazzo, ecco. Mi intimidisce. Non si direbbe che lei faccia molto onore al nome, anzi, ai due nomi che porta. La prego, non rida di me, è una cosa molto seria. Ci sono mille modi per vincere la timidezza, basta un severo autocontrollo. Non è facile. Oggi, per esempio, appena ho veduto Rosalina in lontananza, ho addirittura sobbalzato. Poi, appena le ho dato la mano, ho sentito lungo la schiena, sa? Come un brivido che mi ha, come dire, paralizzato, ecco. Aia! E questa la chiama timidezza? Impertinente! Chi è? Giocondo di Roccanera, fantasma del castello omonimo. Ah, un fantasma... Un fantasma! Riflessi un po' ritardati, ma non si scoraggi e soprattutto la smetta di tremare, non la mangio mica, eh? Un fantasma! Scusi! Un fantasma! Papà!
Papà! Oh, bravo ragazzo, giusto. Ho veduto un fa... Un fa che? Un fantasma! Hai veduto un fantasma? Ho speso milioni in collegi di lusso, in professori di fama internazionale, in precettori più richiesti, e il risultato? Eccolo qui. Un figlio che ti viene a parlare di fantasmi. Disgraziato! Ma commentatore, cosa fa? Ma lei capisce? Ma no, allucinazione! Brutto sciagurato! Vieni con me. No, cercherò di spiegarti. Tu sei un tipo in gamba, si vede. Io ne sono convinto, ma cerca di convincere anche tuo padre. Papà. Sì, senti, sulla piazza di Gallarate c'è un notaio. Sì. Cerca di portarlo qui nel giro di un'ora. Si tratta di un affare molto importante. Lei crede? Io credo, non soltanto credo, ma obbedisco e all'occorrenza combatto. Va. Sì, corro. Ce l'hanno proprio tutti con me. Sono proprio sfortunato. Perché sei un animo semplice. Ah, sì, dici bene tu, ma intanto... Ma intanto... Ah... chi ha parlato? Decisamente i riflessi non sono il tuo forte, ma non ti scoraggiare. Ah, il fantasma! Allora non è stata un'allucinazione? Dove sei? Sono invisibile, ma accanto al tuo posto di guida. Apprezza la delicatezza. Ma chiama la delicatezza, sei sempre presso a me. Ma che vuoi? Mi sei simpatico, ami le cose antiche, sei un timido. Sì, piglio gli sganassoni per causa tua. Oh, dettagli, inezie. Inezie, ma intanto... ti prego, lasciami in pace, lasciami in pace. Ma non sei carino, dove stai andando? A prendere un notaio. Ma a te che te ne importa? Mi porti con te? Sì, fossi matto. E allora considerati pure matto perché io tanto da qui non scendo. Ma su andiamo, che ti costa far fare una passeggiatina ad un povero vecchio fantasma, Tu? Tu vuoi farmi qualche scherzetto, vero? Assolutamente no, te lo giuro, guarda. Vedi, te lo sto giurando. Ah, la manona morta. E allora, figliolo? Va bene. Andiamo. Tempi non si viaggiava così sicuro. Lo credo bene, non c'era mica il codice della strada, sa. Ed è difficile da guidare questa roba? Sa, pedali, freno, accensione, le ruote. Finirò per prendere la patente. Sì, di tipo F, per fantasmi. Tu mi sei proprio simpatico, insegnami a guidare e io ti ripagherò con una confidenza. Che confidenza? Beh, resti fra noi quella ragazza che ti piace, quella Rosalina. Insomma, ha un altro in mente, capito? Ma che dici? Dico che insomma tu, in parole povere, sei... Cornuto! A me! Ma come ti permetti? Ma attenta alla guida, citrullo! Cornuto! A me! Cornuto! Vedi? Dico, quanta ne mettiamo in questa fuoriserie? 5 super. Ah, sì? Motore delicato, Che stai, rodaggio? Mi sbaglio o quel villano ti vuole sfottere? Ma io so anche rispondergli, sai. Con permesso. E senta un po', dico, ci vuole la laurea per guidare sta affare o bastano 3 brevetti? Certo che è difficile assai a guidare sta caffettiera scassata. Senti un po', brutto figlio di... Sei impazzito, figliolo. Un po' di maniera, via. Certe cose si possono dire anche in altro modo. Giovanotto? Voglio porgere i nostri ossequi alla signorina sua madre. Chi ha parlato? Nessuno. Nessuno? E nessuno guida. Questa è una macchina che va da sola. Cretino! Vai! Piano, piano, calma, calma, sento la culetta, piano,
Adesso basta, lo scherzo è finito. No, no, mi diverto troppo. Ma io no, la macchina è mia, eh. Ma qual è il freno fra tutte queste cose? Disgraziato, quella destra! Ma dove l'ha trovata questa roba? L'ho fatta fare apposta, su di me, sulla mia taglia. Doveva farsela fare quando era ora. Pronto! Via! Bastava un comando. Quanti ricordi, sì. Mi ricordo... Là ci dormiva un certo Bucanelli, partì per l'Africa orientale ed è rimasto là. Poveretto, i migliori sono sempre quelli che lasciano le penne. No, no, è rimasto ad Addis Abeba, ha aperto un negozietto di elettrodomestici. Poi accanto ci dormiva un certo Bassini. Ah, quello con gli occhiali. Quello con gli occhiali, che dopo il 25 famoso cambiò. Ah, sì? Come il vento. Poi tenevamo qui a questo punto un certo Bufaloni. Se lo ricorda? Bufaloni. Bufaloni. Sì. Mm-hmm. Mi ricordo che quando russava sembrava che si tirasse appresso un carro agricolo. Dicevamo adesso scoppia. Sì, sì, mi pare di averlo conosciuto a Milano. Sì, appunto, anche quello ha cambiato. Vive in Svizzera adesso. Ha cambiato nazionalità. Questioni politiche. Tasse. Se seguita così diventiamo tutti svizzeri. Lì ci dormivo io. Scusa. No, no, prego, stia comodo. E là vicino a me un certo Girolicausi. Girolicausi? E uno con una barbetta sì, bionda. Sì, sì, sì. Anche lui ha cambiato. Ah, ha cambiato idea? Sesso. Eh? Adesso è sposato con un tornitore di Sesto San Giovanni. Dice che è felice. Oh. Aspetta anche un bambino. Di già? No, da Del Petrosio, poveraccio. Ma ci è capito, io credo che influisca sulla geneteca tutta questa radiazione nucleare. Lo credo anch'io. Io per me ancora mi sento... Lei? Io? Sicuro? Sicurissimo. Non vorrei, vero, che diventasse una socia? No. Attenta la stazionata! Polizia! 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 Avete un fantasma! Ma su, non aver paura, io... Non c'è la patente! Polizia! Aiuto! Guarda, 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 figliolo, guarda il figliolo, figliolo! Guarda! Ho fatto mai male! Caro Marletti. Beh, adesso basta con le rimembranze. Vogliamo tornare? No, no, commendatore, ancora. Parli, racconti. Beh, questo suo interessamento, anche se tardivo, la riabilita. Ma ne riparleremo dopo. Ma no, racconti, qui è più sicuro. Come più sicuro, scusi? Già, che vuol dire? Me lo domanda a me lei. Lei ha detto è più sicuro. Io? Domanda a me cosa vuol dire? E che l'ho detto io? Ah, sì, sì. No, volevo dire che in questa atmosfera è più sicuro che lei possa ricordare qualche bell'aneddoto, qualche... E suo figlio che non torna. Chi, Benito? Sì. Che c'entra? Ah, niente, così. A proposito di Benito... Sì, mio figlio. No, no, lui mi capisce, lui. Capisco. Non ha mai visto questa tenda? Sì, una volta. A Orbetello. Oh. Mi ricordo, si avvicinò fino a qui, vede? Qui. Mi domandò chi è il comandante di questa tenda. Dico io. Dice, come si chiama? Dico, tenda da campo. E lui? Lui mi guardò. E poi? Se ne andò. E lei? Io rimasi qui. Tutta la notte? No, dopo me ne andai a dormire. Che stava a fare? E voi? Come voi? Vuol dire lei? No, no, lei. Dico a loro. A loro chi? Ma cosa fate ancora qui? Abbiamo riportato le divise da Balilla Moschettieri perché non vanno bene. Andate via, deficienti! Mi vogliono far morire. Come ha detto, scusi? Ho detto deficienti. Lei ha detto me lo vogliono far morire. Chi l'ha detto, scusi? Lei. Io. L'ho detto io? Sì, un momento fa. Ah, ma lei me lo fa morire a me. Ah, vede che lo ripete? Freno!
assassino! Fammi del disparto come papà! Materializzati, che distrutto! Che stai per diventare fantasma anche tu! Mamma! Mamma! Papà! Questa volta che cosa è successo? E il notaio? Niente! Abbiamo avuto un incidente. A quanto ammontano i danni? Con il ritardo del notaio i danni sono incalcolabili. Ho detto a quanto ammontano i danni. Niente, guidava Giocondo. Io gli stavo dicendo che... Chi è questo Giocondo? Il fa... Sì, sì. E chi il fa? Il fantasma, papà! Il fa... Le vuoi finire? Le vuoi Calma, calma. Va via! Buio, paparino! Piede, sì. Piede su. Sì, un piede. Cammini, te ne sono tanti i piedi di là tua che si spostano, sa, con questi concimi moderni. Come? Non è mica niente. Gli occhiali. Commendatore, su. Ma cosa fa lei? Lei mi spaventa. Su, ma non è niente, allucinazioni. Commendatore, venga con me, venga. Dove sono? Sotto la tenda, commendatore. Quella con l'ossigeno? No, quella da campo. Stia calmo. Commendatore, un qui pro quo. Un semplice equivoco. Sì. La colpa è di Giuseppe che si è slogato una caviglia e non ha detto niente. Vai, Giuseppe, e non fare più di questi scherzi. Quella è la gamba che ho visto camminare da sola. Ma non è possibile, commendatore. Gli occhiali erano per terra e glielo ho tirati su io. Forse lei senza occhiali ci vede meno. Già, ci vedo meno, ma la gamba l'ho vista bene. E il corpo non l'ho visto. Sì, ma sarà il riflesso del sole. Sa, la vista fa certi scherzi. E mio figlio, quel disgraziato, dove si è cacciato? Ah, sarà andato a prendere possesso della camera. Vuol dire delle camere. Anch'io dovrò dormire, no, credo. Commendatore, io ho pensato che lei desiderasse dormire qui fra i ricordi, i cimeli, come i bei tempi, rammenta. No. Queste sono cose che si possono fare a 20 anni, non alla mia età. Appunto, alla sua età ogni sforzo può essere pericoloso. Io le consiglio di dormire qui, commendatore. Ho detto no. Alla mia età ci vuole il letto. Altro che balle. Ma vede, commendatore. Ecco. Le dirò una cosa, guardi. Qui ci dormirà lei. No, ma lei scherza, commendatore. Senta, guardi, mi ascolti bene. Scusi. Vuol diventare mio socio? Ah, questo sì. E allora mi deve togliere questa soddisfazione. Cioè? Lei deve dormire qui. No, volevo dirle che... Le interessa la società? Sì, certamente. E allora... Dorma ma qui. No, ma... Altrimenti non se ne frega. Ma no, senta, guardi, commendatore, le camere non sono ancora pronte. Le assicuro che è ancora tutto sotto sopra. Chi ha dormito in tenda si arrangia sempre, te lo ricordi? Basta che ci sia un lettino a due piazze, ecco. Tu vai a tenere compagnia a chi di dovere. Sì. Aspetti! Salve. Salve. Che pace. Come si sta bene? Ah, sì. Si sta proprio bene. Umidità qui. Vado a prendermi un golf. Ma Rosale. Maddalena, sii gentile. Ancora un piacere. Vedi tu di tenere compagnia a quel tontolone che non spiccica una parola. È di una timidezza esasperante. E va bene, mi sacrificherò per la famiglia, ma in quanto a timidezza non condivido il tuo stesso punto di vista. È andata male. È tutta colpa della mia timidezza. La timidezza, eh? Sì. Io ho provato, ho cercato, ma... c'era come un muro davanti a noi. Un muro? Un muro! A un certo momento ho preso tutte le mie forze. E mi sono buttato. Così! Siamo alle solite. Hai spacciato, seduttore da strapazzo!
il muro c'era prima. Può far bacco, se tanto mi dà tanto, grazie alle mie buone azioni, avrò davanti a me un altro millennio. Salvo complicazioni, eh. Buonasera. Buonasera, sono l'ispettore di polizia Capeccia. Ah, ispettore, se è per quella faccenda del fantasma, tutte storie. Quale fantasma? Appunto, quale fantasma? Non ci sono fantasmi. Senta, per ora la mia è una visita di cortesia. Però prima di rispondere ci pensi bene, è molto importante. Prima di prendere questo castello, lei ha notato nulla di strano? No, niente. E per quella cosa del fantasma? Quale fantasma? Lei prima ha parlato di un fantasma. Ah, come si dice, ubie, fantasie. Fantasie, sa la gente. Scusi, commendatore, perché parla così con aria circospetta? Ascolti, ispettore, di là c'è Frioppi, il commendator Frioppi. L'industriale? Sì, proprio lui. È malato di cuore, io non voglio che senta cose che lo potrebbero impressionare, capisce? Mi faccia la cortesia, non parliamo di fantasmi e storie del genere. È lei che parla di fantasmi, non io. Io? Beh, strano. È sicuro di non avere altro da dirmi, commendatore? No, niente, assolutamente. Beh, quando è così la saluto. Buonasera. Notte. Buonasera. Senti, ora tu ti piazzi nel parco con radiotelefono e occhi aperti, eh? Stia tranquillo. Le armature sono sempre state la mia passione, fin da quando ero bambina. Non si formalizzi per me, signorina. Ero al servizio della contessa du Chateau quando si mise in testa di sposare lo scaldabagno. Ricordo che al momento della cerimonia ci fu un attimo di imbarazzo perché non sapeva dove infilare l'anello. Con permesso. Pazienza ancora un poco, caro. A mezzanotte ti farò uscire di qui e sarai mio ospite in camera mia. Va bene, ma intanto, Rosalina, non potresti trovare un pezzettino di pane? Provvederò anche a quello. Ma abbi pazienza, non dobbiamo commettere imprudenze. Una bella notte d'amore andata in fumo. Flecerina Marletti. Boh. Comunque, dopo il silenzio, bisogna andare sotto le pezze. Ma non vuole già andare a dormire, commendatore? Ah, sì. Ma no, è presto per andare a dormire. Guardi, Marletti, io adesso me ne vado nella mia branda. Ah, sotto la tenda, eh? No, quale tenda? Io me ne vado in quelle tonne là, nella camera gialla che mi sono scelto. Non vedo l'ora di ficcarmici dentro. Proprio quella camera. Prima che arrivi quella guastafeste della sua infermiera. Sì? Beviamoci un altro cognacchino, poi facciamo una bella passeggiata nel parco, carità, per digerire. Per carità, io ho già digerito e non ho bisogno di fare passeggiate perché con il mio cuore non posso bussare. Poi di notte mi fa male l'aria, Marletti. Però l'affare del bicchierino non mi dispiace. Una proposta che accetto molto volentieri. Se lei permette, signora, un'altra alleretta me la faccio proprio di cuore. Trattienilo più che puoi, eh? Io vado in camera per sparire i libri della contabilità. Se se ne accorge della nostra situazione, addio affare. Sì, vieni. Ma come... Vai. Quel matto di suo marito dove è andato? Ah, ha detto che andava a prendere certi libri. Per me? Io non leggo mica prima di addormentarmi. Cioè. No, non per lei. Sa, mio marito è così strano. Delle volte ha delle impennate, allora. Sì. E lei? Come lei, scusi, come non capisco. Ah, non so. Io ho detto, e lei? Appunto, io le dico come lei. Dice con delle impennate anch'io, no? Oh, no. Io ho detto, e lei? A lei? Certo, chi lo vuol dire? Appunto, io le domando, lei... Oh, madonna mia, mi scusi, non ho capito, eppure non ho bevuto molto. Che voleva dire, scusi? Strano, non capisco più neanch'io. Se è lei che ha detto è lei a me, che ha detto è lei a lei. Appunto, lei mi diceva a me, lei, io... Con tutti questi lei, certo. Che confusione. Oh, mamma mia. Vedi, Italia, a me questa moglie di Marletti mi dà l'idea di una donna, che ti devo dire, nata ieri, ma che ieri? Quella è nata un'ora fa.
Te lo dico io, un'ora fa. Dunque, adesso, prima di tutto, mi faccio una bella doccia di acqua gelata. Gelata, oddio, mischiata con un po' d'acqua calda, naturalmente. Poi, subito a nanna, perché per mantenere questo po' di fiato che mi è rimasto, non c'è che dormire, Italia. Dormire, distendersi, orizzontalizzarsi, insomma. Longhi, capisci? Vuole che l'aiuti? È lontano dalle emozioni. Chiudi. Dico non guardarmi dal buco, eh? Sai, mi vergogno, insomma. Capisci? Italia! Mm? Sai, Italia, ho la sensazione... Come dice, commendatore? Ti dicevo, la sensazione, sai quelle sensazioni che si hanno senza un motivo preciso, no? Che qui in questo castello ci sia qualcosa che non funzioni, di misterioso, di... Ma potrò sbagliarmi, non lo so. Che ti dicevo a proposito di quella sensazione? Questo castello ho l'impressione come posso se... Posso ritirarmi, commendatore? Sì, 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 sì. Oh, un momento, Però stai con le orecchie... Sì, sì, non si preoccupi, sono nella camera accanto. Sì, insomma, grazie. Buonanotte, commendatore. Buonanotte. Presente. Ma cosa fa lei qui? Era venuta a dirle che fuori piove, un acquazzone passeggero. Ma insomma, dico, ma lei vuole farmi prendere un colpo all'improvviso? Che vuole che mi frega a me dell'acquazzone passeggero? Vendo le lumache io? Se vuole approfittare della tenda, tutto è finito lì. Ancora la tenda? Ho detto no, no e ripeto ancora no, sempre no. Ci vada lei nella tenda e faccia quello che non ha fatto durante gli anni ruggenti. Quando lei preferiva soffiarsi il naso. Commendatore, mi chieda qualunque cosa, un futuro socio come lei, qualunque cosa. Ma non mi chieda di andare in tenda. Camerata Marletti! Scusi tanto il ritardo, commendatore. Abbiamo avuto un incidente che ci ha tenuto fermi 6 ore. Però per la sfilata di domattina siamo in tempo, vero? La sfilata? Non ci mancavate che voi. Io me ne ero scordato. Non fate rumore, vi raccomando, venite con me, vi accompagno. Tutti gratis. Ah, che bello. Qui veramente si alzerà sempre. Scopa. 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 Ho vinto. Mi deve 20.000 lire. Thank you.
sono buoni? Perché hai qualche dubbio sulla mia onestà? No. E allora quando parli, mettici le virgole. Attenzione voi due! Poco fa c'è stata la visita di un ispettore. Non è il caso di allarmarsi se eseguirete fedelmente i miei ordini. A mezzanotte in punto fate salire la valigia con la merce sul tavolo della dispensa. Quindi, per creare confusione, provvederete a un passaggio di fantasmi con danza macabra finale. Così la mia fuga sarà facilitata. Appuntamento a Parigi, fra tre giorni sotto la Torre Eiffel. Chiudo. Parigi, Torre Eiffel, donne, campagna e ancora donne. A mia, mi pare già di sentirli, femmine. Ragazze, mettete in ordine tutto prima di andare a letto. Abbiamo già preparato pure le cose. Mia. Sono solo i baby doll da preparare. Io poi non sono, così a mancato. Domani mattina facciamo in un momento, non ti preoccupare. Mi lascio la mia camicia per favore. Ma non mi devo vedere gente che mi devo stare. Che idea ha avuto il commendatore di farci fare la sfilata qui? E l'idea di dormire in questo sotterraneo? Chissà chi avrà abitato qui anticamente. Però questo castello è molto suggestivo. Suggestivo? Io ho quasi paura. Cosa vuoi che ci sia da aver paura? Bene, ragazzi, adesso basta. È ora di andare a letto. Non ci saranno topi in questo castello? Topi? Fantasmi, vorrei dire. Tu, ragazzi, a letto, a letto. Oh, beh, ma chi ha spento la luce? Oddio, a mia le bimbe! E magari a mia! Vedi, se gallinetti, vedi! Ma questa la barba tiene. Pure la mia. Donna barbuta mi è sempre piaciuta. Di sigaro puzza. Pure la mia. Aspetta! Mascolo, ti sei tolta questa roba? Ma che, non ce la faccio. È come se l'armatura mi si fosse arrugginita addosso. Il guaio è che la ruggine sta prendendo anche me. Su, aiutami. Papà è andato a dormire nella tenda e mamma è venuta nella nostra camera. Uno spiacevole contrattempo. Sì, ma più che degli alloggi, preoccupiamoci del vitto, eh? Come sarebbe a dire? Vuol dire che io ho fame, una fame da lupo. Vieni. Giuseppe? Signorina? Il commendator Marletti la sta cercando, l'ha già chiamata più volte. Strano, non mi sono accorto di niente. E come va la gamba? Ah, bene, era soltanto una storta. Ah. Con permesso. Ai! Allo, ai! Il signore ha chiamato. No. No, non ho chiamato. Veramente ho sentito l'Italia che... Adesso se ti ci metti anche tu con questi patriottismi da strapazzo... Ma signore, io veramente... Sai che ti dico? Viva l'anarchia. Viva Bakunin. Bene sì, diciamolo, sfoghiamoci una buona volta. Basta con questi rigurgiti di gerarchismo. Mio caro Frioppi, se stasera viene fuori il fantasma, altro che gerarchi si nasce, gerarchi si muore. No, tu non farci caso, eh. Certo. È stato un effimero sfogo, così. E che Frioppi non sappia niente. Sì, certo. Lo so, ho detto così per dire. E adesso vai pure. Vattene. Buonanotte, signore. Buonanotte. Buonanotte. Ah, Rosalina, credevo proprio di non farcela. Ma aspetta, accendo la luce. Ma sei impazzito. E piano. Vieni, andiamo a cercare una candela. Ah, vieni. E adesso andiamo a prendere qualcosa da mangiare.
Che strano. Che cosa? Avrei giurato che qua prima c'era una valigia. Ah, senti, lascia perdere le valigie. Io ho i minuti contati. Mia madre è su da noi. Ho fatto finta di venire a prendere un libro. Io torno su, tranquillizzo mamma e tra 10 minuti ci troviamo in sala d'armi. D'accordo? D'accordo. Ehi, ma qui manca il vino. Il vino! Dei colpi. Tira giù. Com'è gentile il capo. Ci mandano a mangiare per rinforzarci prima della danza degli scheletri. Ma che fai? Ti metti a mangiare? Manda su il montacarichi, se no ci rimane un buco lassù a posto del tavolino. Vieni, mangia pure tu. E levati sta cosa, somiglia a mia suocera. Muoviamoci, il capo ci ha detto di fare confusione con la danza macabra. Mabraca. Mracaba. Cabrama. Idioti, dove avete messo la valigia? E su col montaclabaco, col monta quello. Volete fregarmi i soldi? Se fossi in voi metterei la valigia al suo posto. Non fate i furbi, voi non sapete chi sono io. Vi do 5 minuti di tempo, intesi? Chiudo. Come mai tanta fretta, amico mio? Sonia la bionda. Esatto, caro Giuseppe. Alias il gatto. Alias Jack la piovra. È un incontro inaspettato. Non per me. Ti ho cercato per 5 anni, da quando sparisti da Biarritz con i gioielli. Un colpo sensazionale, no? Che avevo preparato alla perfezione in ogni dettaglio, tranne uno, la scelta del complice. Veniamo al sodo. Di quel mio errore mi sono ripagata con una valigia di denaro, perfettamente imitato, che ho messo in un posto sicuro. Mi prenderò una bella vacanza. Senti. Non finirà così, capito? Non finirà così! E lasciami! No, sarebbe troppo comodo. Sonia la bionda e Jack la piovra si eliminano a vicenda e così finisce tutto. No. Sarebbe una buona azione e ciò mi deprime. Dunque bisogna ricominciare dalla valigia e riprenderla dal posto sicuro dove l'ha nascosta Sonia. È permesso? Pardon, camerata. Oh, ecco qua. Però potremmo anche cercarla questa benedetta valigia. Niente, niente, il capo non scherza. Per noi è finita, gli è finita. Scrivi. Lascio il mio pettine di osso al mio carissimo amico Salvatore Pollara, da me tanto stimato. Ecco qua, palla al centro, il gioco ricomincia. La valigia! Hai visto? L'idea di fare il testamento ci ha fatto ritrovare la valigia. Devi restituirmi i soldi, se no io... Capo, la valigia ritrovata fu. La custodiamo personalmente di persona. È impossibile. Ne siete sicuri? La possediamo in nostro possesso. E nessuno potrà scipparcela dalle mani. E allora mandatemela su col solito sistema, ma aspettate un mio segnale. Chiudo. È meglio che uno di noi due l'accompagni. Perché io non voglio diventare uno scheletro vero. Anzi, metti questo per maggior sicurezza. E perché proprio io? Io che sono io il fantasma, tu sei quello che vai e viene. Stai a te, dov'è?
Non c'è neanche il tavolo. Sì, io l'ho visto. L'ho visto, te lo giuro. Era lì sul tavolo. Ah! 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 Fantasma, il militare! Il militare! Ma i fantasmi non hanno quella voce. Che paura. Quel modo di parlare. È un mistificatore. Prendiamolo! Roberto, che fai? Chi va là? Niente, sono io, commendatore. Le stavo rimboccando le coperte. Eva! Vabbè, dico, ma... Scusa, non avrei mai immaginato che la nostra Italia fosse così ricca anche nel sottosuolo. Su, su, buono, buono, commendatore. Una persona seria come lei non deve pensare certe cose. Ma perché io... Intendiamoci, è stato soltanto uno sfogo patriottico. Ah, capisci? Va bene, ho capito. Adesso deve dormire. Sì. Buonanotte. Buonanotte. È una parola. Ma... Italia! 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 Su, stia buono, non faccia il bambino. Gliel'ho detto, deve stare Senti. Calmo. Ecco, adesso le preparo la pillola. No, no, lascia stare. Aspetta un momento. Stia buono. Oddio. Stia buono. Su. Ecco, è quasi pronto. Su, su, buono, calmo. Senti, senti. Ecco, beva, su. È passato. Ah, è passato, meno male. Allora questo non serve più. Adesso dorme e non faccia più cattivi pensieri, eh. Tornaste? Come fu? Non consegnaste la merce? Un militare fetuto assai me lo impedì. Presto esci di là, piglia della valigia. Ehi, guarda! Ehi, vedi! Oh, guarda! Oddio! Dammi la valigia, presto! Vediamo, sono al capo! Sono io il capo, imbecille! Sotto con la danza macabra, via! Quelle benedette figliole credono di essere al Luna Park o alle Folies Bergère. Folies Bergère? Questo Marletti mi ha dato un'idea. Si è mai visto un galop finale senza musica? Attenzione, attenzione. Sveglia, menestrelli! È tempo di musica! Su, sveglia! Sveglia! Che la vita è breve! Su, alzatevi! Festa in costume, messeri! Su, su, mano agli strumenti! Ci mancava pure questo. Ecco, adesso siamo al completo. Italia! Italia! Thank you.
Italia. Vieni, corri. Vieni, Italia. Non ne posso più, non ne posso. Ah, fino a questo punto siamo elettrizzati, eh? E va bene, adesso le do un bacetto e basta. Ma che mi frega del bacetto? Dammi le pillole. Oddio. Farabutto, la valigia! Italia, Italia! Ma crepa con queste pillole! Barletti! Camerata, compagno, fratello! Ci mi fanno morire. 13 volte. Scusate, non volevo dire, ma è scappato. La sirena! Scoppiamo! Bisogna recuperare la valigia! Il militare! Allora ladro è! Ai sotterranei! Bisogna trovare i sotterranei! In fondo a sinistra! Ah, grazie! Avanti, via, via! Presto, presto! Sbrigatevi! Avanti! Su, avanti, avanti! Presto ragazzi, andiamocene da questo posto maledetto. Fermi tutti! Di là, e che nessuno si muova! Zecca clandestina in piena regola, proprio come sospettavo. Fossi in te, cavaliere, abbasserei quel pugnale. Su, svelto, quello in mezzo alle tue spade. Oh! È l'uomo segnalato dall'Interpol. Un trabocchetto che avevo fatto costruire per il compleanno di mia moglie. Ma ahimè, non feci in tempo ad usarlo. La valigia! A me la valigia! Ah! Che sciupone! Buttarla via così! Ma mi faccia il piacere! Ah, ma che volete? Ferma! Lasciatemi! Sonia la bionda, una fortunata combinazione. Il gatto e la volpe, che bella accoppiata. Sì. Militare, scusassi. Avete visto Mercanti, il nostro capo? Sì, è di là. Io è di là. Andiamo. Ehi, voi! Sì, da noi. Scilla e Cariddi, bene. Oh,
Oh, è una pioggia miracolosa. Guardate qua. L'avrei giurato che lo stile delle incisioni era il loro. Avanti. Avanti. Roberto, che succede? Ti hanno fatto del male? Ah, no. No, amore. E a te? Uno che in una situazione simile non posa la valigia mi disgusta. Adesso ci rimandano pure in scatola. Ah, ma c'è un equivoco. La signorina è la padrona di casa, la figlia del commendator Barletti. Certo, certo. E questi sono fiocchi di neve, eh? Andiamo, su. Ma, Rosalina? 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 Vuole Rosalina? Rosalina è di sotto. Barletti! Oddio! Barletti! Mi sento male! Oddio! Sento che è la fine! Muoio! Non qui, prego! Socio! Socio mio! Oddio! Oddio, che notte! Accidenti. Non c'è nessuno. No. Dormono tutti. Non c'è nessuno in questa castella. Maledetto gerarca. Ogni pretesto è buono, eh? No, signorina, la caduta, la paura. Disturbo? Ci sono manette ancora? Le manette. Ma ne mancano due. Scilla e Cariti. Dove sono? Ve li siete fatti scappare, eh? Tu con me, andiamo. Voi due, perché non vi siete alzate? Vergogna, ci mettiamo. Come siete forti! Stia fermo! Giù le zampe! Su, avanti, cammina! Come vi chiamate? Io Graziella. E tu? Mariuccia. E questi baffi? Sam, somiglio tutto a mio zio. Silla! Caritti! Te l'avevo detto che se ne sarebbero accorti. Tutta colpa tua che sei brutto. Eppure, una volta seducevo. Dove vuoi andare, caro? Non ce la fai. Devi stare a letto, l'ha detto anche il dottore. La salma. Bisogna ritrovare la salma di Frioppi. Ma sì, caro, la troveremo. Dove vuoi che vada una salma così da sola? Ma l'abbiamo noi sulla coscienza, capisci? Noi... Dai, Gentaro, su! Via! Non cadere! Dai, lì! Devo prendere la incorsa. Svelto, svelto. Adesso ritorniamo, papà. Ci staranno cercando. Dopo che hai cominciato e mi ha preso l'aereo e ti vuoi fermare? Ma papà, forse ti sentirai male. Ma che mi sento male? Io dopo aver superato una notte come questa, comincio a pensare che il male che dicono che ho sono tutte balle. Va bene, papà, ma mi preoccupo per la tua salute. Dimmi la verità. Sei stanco, eh? Beh. Gioventù democratica. Hai? Scusa. Però, prima di andare, è meglio che mi faccia passare il fiatone, eh? Via! Sì, papà. Ai! Non mi mandare con le fregole! Vieni! Giù, non ti incombire. I sassi. Loro. Allora, la salma, l'hai trovato? No, papà, ho guardato in tutte le camere e niente. L'orfano, almeno l'orfano l'hai trovato? No, neanche Benito Adolfo. Neanche Benito Adolfo, addio, siamo rovinati, tutte perdute, addio affari. Ma dove vuoi andare a adesso? Cercare la salma, addio matrimonio con Rosalina. E adesso se ne andrà con questo morto di fame. Beh, almeno non ci rimane zittella. Che se ne importa? E a me non basterà tutto il tempo che ho ancora da vivere per urlare tutto il mio rimorso alla buon'anima di Frioppi. Poveraccio. Urlati l'animaccia tua.
capito? Scusa se mi permetto di darti del tu, ma io sono estremamente vivo e poveraccio, sarai tu. Ma allora sono trapassato anch'io. Oh, ma questo me lo fa morire per forza. No, a te. Non dire niente, non fare il melodrammatico, tu stai bene, io sto bene, stiamo bene tutti e due, faremo questa benedetta società. E siccome vedo che il rampollo non perde tempo, penso che ci sarà anche una discendenza. Come vedi, tutto bene. Oddio, tutto tranne... Tranne? Beh, tranne... Vedi, Marletti, adesso siamo soci, quindi c'è un piano di parità. Dobbiamo certo, fonderci certo. L'uno con l'altro. Naturale. I debiti tuoi diventano miei. Spero no, che tu non ne abbia. Non credo d'averne. I debiti miei diventano tuoi. Ma quali debiti tu, Fiocchi? Eppure devo confessarti una cosa. Sai, non dobbiamo nasconderci più nulla. Si capisce? Ho un debito. No, non è possibile. Sì. Grosso? Beh, in un certo senso sì. E indovina con chi l'ho? Non lo so, non riesco a immaginarlo. Con te. Con me? Sì. Oh. E beh, eppure... E da galantuomo devo saldartela. Sarà una sciocchezza. Senti, andiamo. Io sono un galantuomo. Ne sono convinto. Altrimenti, permetti? Ma, voi permettete? Ma no, ma lascia stare, caro Friopi. È una cosa... Permettete, vado. Intima, direi, vero? Prego, prego, prego. Scusate. Marletti! Ah. Era da Callarate che c'aveva un peso... Qui. Ah. Giocondo! Olimpia! Caro, finalmente mi raggiungi! No, no, cosa ho fatto per meritarmi questo? No! Vieni, amore mio! Senza saperlo, non hai fatto che buone azioni! Olimpia, non hai cuore! Olimpia, non hai cuore!